Nella mattinata di giovedì 25 maggio sono state presentate le attività didattico-formative dell'anno scolastico 2022-2023 del progetto Valori in Rete, promosso da MIM e FIGC. A intervenire è stato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e la segretaria Paola Frassinetti e, tra gli altri, anche il commissario tecnico della Nazionale Maschile Roberto Mancini. Ai nostri microfoni il CT della Nazionale ha parlato di quanto sia importante la cultura dello sport nella crescita dei giovani e molto altro. A livello di scuola, cosa si può fare per migliorare la qualità del calcio italiano e cercare di portare che quello che è accaduto quest'anno non sia una situazione temporanea o casuale, cioè tre squadre italiane in finale? Beh, come ho detto prima, credo che insomma, quando noi eravamo ragazzi, a scuola lo sport era importante, poi si è un po' lasciato andare nel tempo e credo che vada rivalutato tutto questo, ma mi sembra insomma, che questi progetti siano proprio in quella direzione, quindi questo, e poi dare la possibilità ai ragazzi di poter giocare di più, di poter divertirsi di più anche a scuola, questo io credo che sia Di più fondamentale. ore anche Certo, didascutivo. sì, perché lo sport, come ho detto, è una cosa molto importante per un ragazzo. E oggi credo che si Grazie. possa studiare e fare sport contemporaneamente. Io credo che la nazionale si appresta a giocare due partite importanti e avremo avuto bisogno sicuramente di un po' più di aiuto da parte di tutti, ma ripeto, in primis sono le date che sono completamente sballate. Io credo che siano tre finali aperte. Quella di Champions, che tutti danno per scontata, mi sembra che non sarà così, almeno a mio parere, sarà una partita. Sicuramente che il City sarà avvantaggiato, però è una partita molto aperta, proprio per il tipo di gioco che ha l'Inter e che probabilmente può mettere in difficoltà il City. Roma-Siviglia è una partita completamente aperta perché sono due squadre forti. E Fiorentina-West Ham ugualmente, secondo me sono, insomma, le squadre italiane possono ambire tre vittorie. Non con facilità chiaramente, perché le partite sono tutte difficili da giocare. Ci sono dei cicli, insomma, sono dei momenti in cui le squadre italiane vanno un po' meglio nelle coppe europee, altre un po' meno. Quest'anno non c'è neanche una spagnola, mi sembra, quindi solitamente arrivano il Siviglia. Però, insomma, in questo momento credo che sia una buona cosa per il calcio italiano, ecco. E soprattutto perché le tre squadre sono arrivate lì, in totale hanno almeno 12 o 13 giocatori italiani, quindi questo è importante. Non credo per queste convocazioni ci potranno essere novità, perché veramente abbiamo pochissimo tempo e non abbiamo neanche il tempo di allenarci tanto, quindi magari da ora no. Solitamente no, noi esageriamo quando accade in Italia, ma questo accade in tutta Europa, in tutto il mondo purtroppo. Purtroppo certe persone che vanno allo stadio magari vanno solo lì per far questo, e quindi è chiaro che vanno applicate le regole, ma che si applicano normalmente. Ecco. Poi insomma, bisognerebbe smetterla, perché uno dovrebbe andare allo stadio, divertirsi, guardare la partita, fare il tifo, gioire se vince. Lo sport deve tanto continuare a fare il suo lavoro, deve continuare a cioè, i giocatori devono continuare a comportarsi bene in campo, le società fuori, sicuramente far applicare le regole, anche quando purtroppo le regole sono dure, e poi isolare probabilmente questi personaggi, che non credo sarà così semplice. Bloccare le partite è una buona idea, quindi potrebbe essere una buona Potrebbe idea. essere, ma insomma va tutto valutato. Questi progetti saranno importanti per i giovani, per il futuro, il loro futuro, e quindi il fatto che ci sia la nazionale di mezzo, che è sempre comunque pronta a insegnare valori, e soprattutto se sono rivolti ai giovani, quindi credo che questa sia stata una giornata importante. E poi penso perché il calcio riesce ad avvicinare veramente tutti, tutti i popoli, tutte le religioni, e quindi insomma credo che sia veramente, socialmente sia. Alcuni di noi hanno avuto la fortuna di diventare giocatori lì, e da un po' di anni questo si è un po' perso, e quindi sicuramente questo sarà veramente una pietra importante, credo, oggi per il futuro. A scuola, allora, quando ero ragazzino io, c'erano i giochi della gioventù, quindi si andava a giocare a calcio in ogni regione. E oggi non ci sono più, si giocava a scuola, si giocava sulla strada, si andava a fare allenamento con la squadra della parrocchia. Insomma, questo oggi si è perso da un po' di tempo. E quindi credo per questo che questi tipi di progetti, se saranno comunque mantenuti nel tempo, possono essere importanti. No, intanto mi fa piacere che ci siano tre squadre in tutte e tre le finali delle coppe europee,
Avrei preferito che le date fossero un po' diverse, in modo da dare la possibilità alla nazionale di poter almeno preparare con qualche giorno in più le partite che sono importanti.